Rieccoci insieme con Bianca e Rosso, TV Sport, i nostri ospiti Gigi Frisini e Massimiliano Tangorra, ma c'è già un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, innanzitutto un pensiero a Franco Mancini, onore a lui. Io di tutta questa storia del calcio scommesse, Masiello, la Sì. società, a me interessa veramente, ti dico la verità, sembra strano, mi interessa poco. A me interessa che non ci sia il coinvolgimento di nessun rappresentante della curva, è l'unica e sola cosa che mi interessa. Perché se da queste indagini risulterà che qualcuno della curva ha scommesso contro il Bari, quella sarà la vera vergogna di tutti i tifosi del Bari. E se questo verrà accertato, io non vedo nessun rimedio se non chiudere definitivamente questa lunga storia centenaria e ripartire con una nuova società. Grazie per il tuo intervento. Devo dirti che dagli atti emerge questo sospetto. Parliamo di sospetti perché le cose poi vanno tutte verificate. Lo leggo da un'agenzia, dall'ANSA. Una volta conseguita sul campo la matematica retrocessione in Serie B del Bari, e questo è il virgolettato, ci cioè risulta dagli atti. Alcune frange degli ultra del tifo barese avvicinarono i calciatori ed imposero loro di perdere le successive partite di campionato in modo da consentire ai tifosi di lucrare anch'essi vincite in denaro, puntando sulla sconfitta dei propri ex beniamini. Lo scrive il GIP di Bari nel provvedimento di arresto notificato ad Andrea Masiello. E sempre dagli atti emerge che l'allora capitano del Bari, il portiere Jean-François Gillet, ora al Bologna, respinse le minacce degli ultra che avevano chiesto ai biancorossi di perdere alcune partite. Lo dice a verbale lo stesso Gillet facendo i nomi di tre responsabili degli ultras, e quanto emerge dagli atti giudiziari. Questo, ripeto, emerge dagli atti, poi le cose andranno tutte verificate. Sono d'accordo con il nostro amico da casa, si possono sopportare tante cose, al limite sopportare tante cose, ma davvero se, come dire, anche i tifosi della curva hanno ceduto alla tentazione di far soldi, è davvero finita, lo devo dire con molta franchezza, però le cose vanno tutte, ricordiamo, rigorosamente verificate. C'è un amico in linea, pronto? E questo, diciamo, ci stava, è un tormentone della nostra trasmissione, però ci stava quanto mai oggi. Gigi, vuoi aggiungere Ma Enzo, qualcosa? del tifoserino non ne voglio parlare perché il calcio è bello e anche perché c'è una frase di un ex allenatore, Appel, che diceva: ogni giorno senza calcio è un giorno perduto. Io ti dico francamente, avrei la voglia di, senza nulla togliere agli amici del TG3, agli altri, avrei la voglia di staccare i microfoni e andare via, fare un gesto strano, però ti dico francamente, sono mortificato perché quando pensi che gente come, mi ripeto, Maestrelli, Fusco, tutte queste persone, sicuramente di lassù ci stanno pensando, perché anche lì si gioca a calcio, ne abbiamo già parlato. Ti rendi conto? La faccia di Pepinco Smail, la faccia di Mario Borrelli che firmava lui gli assegni per pagare le trasferte del bar, che cosa ci saranno dicendo? Ma dove cavolo siamo andati a finire, Enzo? Allora, apriamo ancora un altro paio di telefonate, se possibile, chiedo qualche minuto in più, vista la trasmissione un po' particolare oggi. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. C'è un amico in linea, pronto? Pronto? Sì, eccoci, ciao. Ciao, sono Mimmo. Ciao Mimmo, Volevo ciao. fare innanzitutto i complimenti alla trasmissione, i complimenti ai ragazzi del Bari, a tutti i calciatori, Facciamoli perché perché nonostante tutto questa squadra bravo, sta tenendo alta la cresta del galletto, diciamolo, perché stanno bravo. giocando partite, soprattutto in trasferta, straordinarie, da squadra da Serie A, di squadra che, perché una squadra che vince le partite fuori casa è una squadra che dovrebbe lottare per andare in Serie A. Certo. Sì. Esatto. Senta, Tasco, io sono uno che ha frequentato per tanti anni la curva. Ti posso garantire che tutti quanti sapevano, ma nessuno parlava. Su questo non ci sono dubbi. Poi vorrei fare un appello al signor Di Vella, che è l'unico qui a Bari che può fare veramente molto per la società del Bari. Al posto di spendere tanti soldi per la pubblicità a livello nazionale, acquistati la società del Bari. Grazie. Va bene, grazie, ci sta questo appello. In questo momento davvero c'è bisogno di qualcosa che ci faccia tornare a sperare in un futuro, perché davvero il presente è quello che, nonostante, devo dire, la squadra di Torrente, il gol di Bellomo, straordinario. Io a un certo punto ho pensato che Bellomo andasse verso la telecamera e dicesse a te, dedicato a te Gigi Frisini, perché insomma tu sei il massimo tifoso, uno dei grandi sostenitori di Bellomo, che emozione hai provato? Io faccio calcio da 60 anni, ne ho 69, perché a 9 anni giocavo a Redentore. No, io non voglio fare l'atteggiamento. A me ha fatto piacere che ha fatto gol Bellomo perché l'abbiamo sempre messo lo scherzo. L'anno scorso io normalmente,
Torrente dice che c'è gente, bisogna tollerare o perdonare gli errori di chi ha giocato in C, come ha giocato Galan, come ha giocato Borghese, come ha giocato Laman, anche Bellomo ha giocato in C, con la differenza che Bellomo ha fatto 31 partite, 10 assi e 6 gol, due di questi premiati. E vedi ancora come stiamo arrivati. Il gol di Bellomo è stato il più bel gol della Serie B ed è stato penalizzato a favore di un altro gol. Addirittura? Almeno. Però voglio dire bravo anche a Torrente, sta vicinissimo al record di Antonio Conte, 10 vittorie fuori casa. A parte tutto che siamo, il Bari, il Bari se non sbaglio, il Sassuolo sono quelle, o il Torino sono quelli che hanno fatto più punti. Però c'è da dire che effettivamente Torrente se la sta cavando in queste grosse difficoltà, anche perché io non accetto soltanto l'alibi dei problemi, perché se il Bari che prende lo stipendio ha problemi, figuriamoci chi sta dietro il cancello di una Fiat, di una Fiat, di una qualsiasi fabbrica. C'è un amico in linea, prendiamo l'ultima telefonata, pronto? Sì, buonasera, sono Nico. Ciao Nico. Due cose. La prima, non sono assolutamente d'accordo col dottor Gazzelli quando auspicava che Masiello, vista la sua giovane età, nonché lo spirito di collaborazione, sì, assolutamente, Masiello non deve mai più, cioè non deve neanche entrare in un campo di calcio, ma nemmeno per sbaglio, nemmeno per... Neanche da tifoso, insomma, per guardare una partita. Assolutamente, cioè, ha fatto delle cose talmente gravi, è sceso a patti, almeno, ecco, sì, non mi voglio leggere a giudice, è sceso a patti con gente di un certo tipo, ha letteralmente distrutto uno spogliatoio, ha reiterato più di una volta tutta una serie di comportamenti, è inaccettabile, cioè... È facile collaborare quando sei stato scoperto, quindi Masiello. Peraltro pare che non abbia neanche collaborato sino in fondo, perché inquirenti erano tutt'altro che soddisfatti dalle dichiarazioni di Masiello. Sì. Masiello e quelli come Masiello non devono mai più giocare a calcio, anche per esempio nei confronti degli altri. E poi l'altra cosa che tu prima hai detto, secondo me, è gravissima: loro sono mercenari, gente che oggi gioca a Bari, domani gioca a Lecce. È vero che i tifosi del Bari si sono venduti la squadra, noi non potremo andare con la nostra bandiera in nessun altro stadio d'Italia, perché se gli ultras si sono venduti la squadra è finito il calcio, finito, a Bari davvero non ha più squadra. Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Purtroppo è una trasmissione che dovrebbe durare ore e ore e invece noi come al solito dobbiamo concludere. Massimiliano, la tua esperienza in questa squadra di avvocati com'è? Come si gioca in questo contesto? Quantomeno ti stai divertendo almeno? Sì, quantomeno non si incorre in questi episodi sconcertanti. Mi sto divertendo, di fatto ho trovato un gruppo di ragazzi che appunto, oltre che essere avvocati, sono molto amici, quindi mi sono inserito bene, ci stiamo divertendo. La classifica si è messi bene, le vincete quasi tutte, o sbaglio? Sì, abbiamo passato il girone come i primi. Max, hai anche qualche figlio d'arte, perché c'è Francesco Ferrigni, che è figlio del medico, del mitico Lorenzo Ferrigni, grosso giocatore della Roma Dama. Gigi, abbiamo proprio 30 secondi, sì, un ricordo di Mancini tuo e un ricordo di Massimo Tangora, perché ha giocato con Mancini ai tempi del Foggia. Sì. No, dai la precedenza a Max, dai. Vai. Ripeto, io sono rimasto sbigottito dalla notizia, perché tra l'altro Franco, da quello che ricordo io, per quello che l'ho conosciuto, un ragazzo come tanti, senza particolari... diciamo grilli per la testa, se non quello di amare il reggae. È vero, il reggae era il suo, quindi lo ricordo così con piacere. Io ho visto Mancini in una partita Basilicata-Puglia, Trinitapoli, e mi impressionò, e poi sicuramente se ci fosse stato Mancini nello spogliatoio avevano avuto un sacco di mazzetti qua. Proprio così. Allora, prima di lasciarvi ad una scheda montata da Cristian Siciliani con alcune delle parate più belle del Giaguaro, the wall, il muro, perché in alcune partite era insuperabile Franco Mancini. Davvero un bacio Franco, te lo lanciamo verso l'alto, perché davvero non ci rendiamo conto di quello che è accaduto. Un altro aspetto positivo del calcio, perché ci sono i tifosi che poi fanno beneficenza, solidarietà, ci sono gli amici dell'associazione sportiva Giovanni Tiberini 1908, che domani presso la Sala Federico II in via Latilla a Bari incontreranno la AFAS Onlus di Bari per donare delle uova biancorosse a questi fantastici ragazzi in occasione della Santa Pasqua. Sarà presente all'evento anche Antonio Di Gennaro, ex calciatore del Bari, sempre molto sensibile rispetto a queste iniziative. Ricordiamo che è possibile donare il 5 per 1000 della propria dichiarazione dei redditi e troverete sul sito www.afas.com
AFAS Ancona Foggia H Ancona @sondrio.it, il codice fiscale da indicare nella dichiarazione dei redditi. E ora vi lasciamo in chiusura di questa trasmissione dedicata in gran parte agli arresti per il calcio scommesse con un ricordo dolce del grande Franco Mancini. Grazie ai miei ospiti, grazie, ci troviamo domani, ciao.